Vorrei cercare di mettere questa nostra conversazione su un piano un poco diverso, cioè la mia non è una lezione, più che altro è una provocazione. Voi quando in casa volete qualcosa provocate i vostri genitori, i vostri fratelli, le vostre sorelle e vi costringete in qualche modo a rispondere alle vostre domande. Allora, stamattina parlare un poco di storia non è facile, soprattutto perché probabilmente io parlo di qualche cosa, ma mentre parlo voi state a pensare a un altro fatto, no? Non coincidono spesso le cose che si dicono con quelle che si ascoltano. Ognuno di voi stamattina avrà avuto i suoi problemi, non si voleva svegliare, oppure gli facevano male i denti, oppure aveva fame, cioè ognuno di voi ha una propria personalità e una propria serie di problemi, per cui ognuno di voi ascolta le cose che io dico in questo momento, però le interpreta secondo il proprio metodo di giudizio, cioè siete voi i veri attori di questo incontro che stiamo facendo. Allora la provocazione è per cercare di capire per quale motivo usiamo per esempio alcune parole. Quando diciamo poesia, voi immediatamente pensate alla poesia che si recita a Natale, la poesia che si recita al proprio compleanno, al proprio onomastico, la poesia che vi hanno insegnato a scuola. Però esiste qualcuno che per primo ha scritto una poesia? Qualcuno dal quale poi abbiamo cominciato non a copiare, ma a capire come si fa una poesia, con i versi, con una serie di scherzi che hanno a che vedere con il modo di parlare. Vi faccio questa anticipazione perché parleremo dell'origine della poesia, soprattutto per dimostrare che gran parte delle cose che si raccontano in Italia vengono addirittura dal nostro territorio. E soprattutto poi quando vi parlerò della poesia cercheremo di capire per quale motivo noi siamo interessati a questa indagine che faremo. Una seconda cosa che vi anticipo, ma poi ne parleremo più avanti, è l'uso di un termine che voi usate tutti i giorni, quaderno. Quando si dice quaderno, voi a che cosa pensate? A quella specie di libretto bianco sul quale voi scrivete i vostri compiti, le vostre cose. Ma perché si chiama quaderno? E ve lo farò vedere con un oggetto che ho qui davanti a me, che in questo momento non vi illustro. Allora, perché stiamo facendo questa specie di esperimento nella Valle del Volturno? Perché noi abbiamo attorno a noi, da Castel San Vincenzo al Cerro, a Colli, a Fornelli, fino ad arrivare a Venafra, a Rio Nero, cioè tutto questo territorio che coincide con l'alta Valle del Volturno, abbiamo degli elementi che ci permettono di dire che nel nostro territorio si è sviluppata una storia interessante che viene studiata soprattutto fuori, in tutta Europa, in tutto il mondo, ma che noi conosciamo poco e che vogliamo proprio con questo esperimento approfondire. Tutti voi sapete che i nostri paesi sono in qualche modo collegati a un elemento naturale che è il fiume, il Volturno. Immaginate il Volturno, una specie di luogo dove è un luogo dove arrivano tutte le acque che si formano per quando si sciolgono le nevi, quando piove, e tutte queste acque finiscono in una valle. Questa valle poi concentra tutte le acque che arrivano in un solo fiume che è il Volturno. Noi facciamo parte del bacino idrografico del Volturno, cioè c'è un fiume con tutti gli affluenti. Quando si va dall'altra parte della montagna si va a finire in un altro bacino idrografico che ha un altro nome legato a un altro fiume. Fatta questa premessa, noi ci occupiamo soprattutto di un monastero che in questo territorio ha avuto un'importanza notevole, che è quello di San Vincenzo al Volturno, non Castel San Vincenzo, ma San Vincenzo al Volturno,
che è un monastero che nasce quasi alle sorgenti del Volturno, nel territorio che sta tra Rocchetta, Volturno e Castel San Vincenzo. Perché è importante questo luogo? Perché una volta si chiamava Samnio, cioè pensate che tutta la regione del Samnio si chiama così perché Samnio, Samnium, era proprio il luogo dove poi nasce questo monastero. A Giave qui non c'era nulla, a un certo punto una colonia di greci fonda un insediamento e questo insediamento si chiamerà Samnio, che ha origine secondo alcuni dal fatto che avevano delle lance saunitei. Ecco, da queste lance nasce il soprannome del popolo dei Samniti e i Samniti qui creano il primo nucleo che diventa poi il nucleo di partenza di tutta la formazione del Samnio, che è molto molto più vasto perché arriva fino all'Avellino, tutta l'area di Caserta, parte di Napoli, la Campania, parte del Lazio, l'Abruzzo e il Molise. Questo grande territorio fa capo tutto a un fiume che è il Volturno. In questo luogo nel 703, non 1703, 703, questa è una data che a scuola dovrebbero insegnare, come la fondazione di Roma, come l'arrivo di Carlo Magno in Italia. 703, in questo luogo arrivano tre principi longobardi da Benevento e si chiamavano, sembra l'inizio di una favola per i bambini, si chiamavano Paldone, Tatone e Tasone. Questi tre principi arrivano in questo luogo, si fanno monaci e decidono di fondare un monastero dedicato a San Vincenzo, San Vincenzo di Saragozza, un santo che era stato martirizzato in Spagna, ma che era un santo importante, uno dei santi più importanti della cristianità più antica del tempo di Diocleziano. Ecco, questo monastero viene dedicato a San Vincenzo e comincia una storia bellissima attorno non solo alla vita dei tre santi, dei tre monaci che poi diventeranno santi, ma soprattutto attorno ai personaggi che verranno qui a San Vincenzo per una serie di motivi che vedremo più avanti. Ma la cosa importante e che interessa oggi è che in questo monastero si scrive la storia del monastero. Ora sembra normale, voi oggi quando volete scrivere, io credo che tutti voi abbiate il telefonino, il cellulare, l'iPhone. Se non ce l'avete, ma comunque a casa qualcuno ce l'ha di sicuro. Pensate che 30 anni fa in casa c'era soltanto il telefono, quello con i numeri, con la rotella. Oggi in famiglia ci sono almeno 1, 2, 3, 4, addirittura 5 telefoni che permettono di ricevere non solo le telefonate ma anche di scrivere e di trasmettere le cose scritte. Molti di voi per esempio chattano, l'avete fatto qualche volta, no? Avete mandato qualche messaggio. Quando voi scrivete perché, come scrivete perché? X con l'accento perché, oppure quando volete scrivere comunque, si legge comunque. Voi quando fate questa operazione del chattare state facendo un'operazione che appartiene al Medioevo, cioè voi usate delle parole abbreviate e quelle parole abbreviate hanno un significato, per cui quello che legge il messaggio, se non capisce che KMK significa comunque, che una X con l'accento significa perché, quello dall'altra parte non capisce niente. Quindi voi usate una lingua che non è quella parlata, ma è la lingua delle abbreviature che servono per facilitare la trasmissione del messaggio. Non solo, ma per poter scrivere bisogna avere un pollice, sembra incredibile, dice, ma ci voleva lo scienziato per dire che ci vuole un pollice per scrivere. Ecco, una scimmia non potrebbe scrivere, un cane non potrebbe scrivere, perché il pollice è fondamentale per poter mandare i messaggi. Ora, queste cose sembra che siano state inventate adesso, ma
partono da molto lontano, da quando si aveva esigenza. Voi siete già stancati? Da quando si aveva esigenza di raccontare una storia. Allora cominciamo a renderci conto che, facciamo, vi ho portato un esempio, questo è un libro pubblicato che sta a Monte Cassino, è la copia esatta di un manoscritto che sta a Monte Cassino, il registro di Pietro Diacono, è una copia facsimile, identica all'originale. L'originale anzi si legge meno bene di come si possa leggere questo libro. Ora, questo libro è formato da 220 pagine a doppia facciata, 220 avanti e 220 dietro, quindi sono 440 pagine. Voi, se oggi voleste scrivere un libro di 440 pagine scritto a mano, che cosa fareste? Andreste dal cartolaio, vi fareste dare un arisma, si dice, un pacco di foglie extra strong, e potreste cominciare a scrivere un libro a mano, perché non avete l'elemento per stampare, è vero che oggi ci sono le stampanti da tutte le parti, però noi parliamo di un libro scritto a mano. I monaci che scrivevano a mano la storia del proprio monastero o degli avvenimenti intorno al proprio monastero si chiamavano amanuensi, cioè scrivevano a mano. Non esisteva ancora la stampa come la conosciamo oggi. A San Vincenzo questa storia viene scritta in una serie di fogli che costituiscono la cronaca. Quando dite la cronaca, pensate la cronaca sportiva, se voi oggi prendete un giornale qualsiasi, c'è la cronaca giudiziaria, la cronaca politica, la cronaca sportiva, cioè la cronaca significa il racconto dei fatti che avvengono giorno per giorno. E il diario, quello che voi, una volta si facevano i diari, credo che ancora qualcuno di voi li faccia, ma il diario è il racconto di tutti gli avvenimenti raccontati da chi lo scrive. Quindi non è la verità, ma è la verità di chi scrive quel racconto, con tutti i propri problemi, le proprie capacità di scrivere, le proprie volontà di raccontare delle cose, a volte vere, a volte anche false. E così è questa cronaca che viene scritta nel monastero, che prende il nome di Cronaca Volturnense, Chronicon Volturnense, detto in latino. E Chronicon Volturnense è una raccolta di fogli di carta che viene scritta a San Vincenzo a Volturno e poi verrà conservata prima nel monastero, poi il monastero viene distrutto, questo pezzo di carta, questo blocco di pezzi di carta finisce a Roma e viene conservato nell'archivio del Vaticano. Ed è una fortuna, perché noi da queste foglie di carta riusciamo a capire perché esiste Colle Volturno, perché esiste Fornelli, perché esiste Cerro, cioè tutta la storia del nostro territorio è legata a questo blocco di carta che si conserva a Roma. Ovviamente chi ha scritto, chi ha letto poi questo pezzo di carta, non lo ha letto come potremmo leggerlo noi. Riuscite a seguirmi ancora su questo ragionamento? Glielo facciamo leggere? No, ora glielo faccio vedere che cosa è in particolare. Questo codice, in effetti, contiene una storia, ma come è fatto il codice? Qui veniamo al termine quaderno. Io vi faccio vedere una cosa strana. Ecco, per fare un quaderno, un libro come quello, non esistevano le risme di carta come le vediamo oggi nelle cartolerie. Adesso vi faccio vedere un foglio di carta non è antichissimo questo, però vi fa capire di che cosa stiamo parlando. È una cosiddetta carta pecora. Cioè il termine carta pecora fa capire che è fatto con la pecora. Guardate in basso, c'è questa punta
cercate di immaginare da dove viene questo foglio. Viene da una pelle di agnello che è stata ritagliata, questa è la parte della coda in basso, è stata levigata, è stata assottigliata, è stata disinfettata, e su questo foglio di carta è stato scritto, in questo caso, un testamento. È un testamento di un personaggio che prima di morire lascia le sue memorie. Non è di San Vincenzo Volturno, ma in Italia di queste ce ne abbiamo milioni di esempi. Ve l'ho portato perché da questo pezzo di carta, ma poi vi faccio vedere pure gli altri, è possibile capire che in realtà i fogli di carta si facevano con un agnello. Quindi per fare un foglio di carta ci voleva un agnello. Per fare un libro di 200 pagine, quanti agnelli ci volevano? Quel libro lì, per fare quel libro ci sono voluti 200 agnelli, siccome poi si scrive da una parte e dall'altra, quindi doppia faccia, ci sono voluti 200 agnelli per scrivere 400 pagine. A volte faccio delle battute, voi immaginate quando l'abate di un monastero diceva: vogliamo copiare la Bibbia? Ecco, le pecore erano preoccupatissime perché venivano praticamente macellate pur di ottenere questo foglio di carta che prendeva appunto il nome di carta pecora. Un foglio di carta è la prima operazione che si fa. Quando si piega in due diventa la seconda operazione, quando si piega la terza volta è la terza, la quarta volta si ottiene un foglio di carta che è grande come un quaderno. Il quaderno significa che è la quarta piegatura che si fa di un foglio di carta fatto con la pelle di agnello. Questo per dirvi che anche i nomi che noi utilizziamo molto spesso ci derivano da un fatto pratico e noi abbiamo dimenticato l'origine di questi nomi o dei significati di questi nomi. Che cos'è il cronico novulturnense? Il cronico novulturnense, vi siete già stancati? Cioè, se vi siete stancati con me non è un problema, ci fermiamo, mi fate la domanda anziché parlare tra voi e poi dopo riprendiamo a chiacchierare senza problemi se ci vogliamo fermare. Ma cerchiamo di capire perché stiamo insieme, perché voi potreste pure dire: ma questo mo ci viene a raccontare queste storie, ma noi che ce ne importa? Noi in effetti dobbiamo fare un esperimento, cioè se metterci nei panni di chi studia i documenti e cerca di capire dai documenti una storia. Ecco, se io non ho la capacità di leggere queste parole, io se vi passo questo foglio voi non riuscirete a capirci niente, perché tutte queste parole sono scritte con delle abbreviature, come se fossero scritte KMK, PK, eccetera. TVP che vuol dire? Per esempio, sono scritte, ecco, queste cose con delle abbreviature. Quindi per poter leggere questi fogli di carta non basta saper leggere, ma bisogna anche cambiare le abbreviature e farle diventare delle parole lunghe, parole intere. Ma poi, siccome sono scritte in latino, latino tardo latino, bisogna conoscere il latino e tradurre dal latino in italiano e dall'italiano poi magari renderlo anche facile da capire, aggiornarlo in maniera che ognuno di noi riesce a capire. Per esempio, se voi leggete un libro di storia, il libro di storia è la trascrizione di un documento, la traduzione del documento, la lettura del documento e l'adattamento di quel documento al nostro modo di parlare. Quindi vi rendete conto di come è complicato fare la storia? Noi dobbiamo fare adesso un lavoro al contrario. Noi, attraverso la lettura di questi fogli, che non farete voi, ma sono stati letti oramai da studiosi che hanno capito perfettamente che cosa vogliono dire, dobbiamo cercare di capire la storia del nostro territorio, per cercare anche di mettere a fuoco il motivo per cui
si sta a fornelli, il motivo per cui si sta a cerro, per il motivo per cui si sta a covoli. Noi faremo una storia sintetica, perché questi tre principi, Paldone, Tatone e Tasone, che arrivano alle sorgenti del Colturno, si insediano, ovviamente erano in qualche modo protetti, non è che qui arrivano adesso tre matti, ci fondiamo una città, il sindaco la prima cosa li caccia, li fa arrestare, non li fa arrestare. Evidentemente questi tre principi che arrivano qui erano diciamo autorizzati dai principi di Benevento da cui erano partiti e quindi hanno l'autorizzazione a costruire un monastero. Costruire un monastero era un'operazione complicata, cioè non bastava chiamare il muratore andava pagato, bisognava sapere come costruire il muro, come mettere le pietre in maniera da formare delle case, dei refettori, delle basiliche, sapere come seppellire, dove andare a seppellire, cioè nasce un problema di organizzazione del monastero che è importante per quello che accadrà successivamente. San Vincenzo al Volturno, piano piano, come quelle famiglie che piano piano diventano importantissime perché qualcuno di loro fa delle scoperte nella scienza oppure fa un'attività industriale, fa qualcosa di importante, ecco, questo monastero comincia a diventare sempre più importante. Fino a che diventa il monastero più importante dell'Italia meridionale. È come se domani mattina qui viene il Papa, e voi immaginate che se viene qui il Papa vuol dire che Colli a Volturno è diventato importante, e se viene il Papa vuol dire che qualcuno lo ha chiamato e ci deve essere un motivo particolare per cui il Papa decide di venire in questo luogo. Questa San Vincenzo Volturno diventerà uno dei luoghi più importanti del mondo, soprattutto per un fatto. Voi più o meno in chiesa ci andate qualche volta? Ma sentite chiaramente che ci andate qualche volta in chiesa? Voi quando entrate in una chiesa, o magari chiedete pure al parroco, quando entrate in una chiesa e vedete su un quadro una donna che si regge sopra le nuvole, voi a che cosa pensate? Alla Madonna, no? Però uno che viene dalla Cina dice: ma questi sono matti, vedono una donna che si regge sopra le nuvole. Ma chi è che per primo ha raccontato questo fatto, cioè che una donna si possa mantenere sulle nuvole, in cielo? Noi, se andiamo a studiare, scopriamo che il primo teologo, cioè quello che racconta cose o interpreta delle cose difficilmente comprensibili, il primo teologo della cristianità che ha scritto che una donna è stata assunta in cielo con tutto il corpo è stato un certo Ambrogio Autoperto alle sorgenti del Volturno, cioè nell'abbazia di San Vincenzo Volturno. La chiesa principale di Colli come si chiama? A chi è dedicata la chiesa principale di Colli? All'assunto. Ci sono dei motivi per cui queste chiese hanno una dedicazione precisa. E se noi andiamo a scavare dentro questi volumi, dentro questi libri, scopriamo che in Europa il primo luogo dove si è affermato che la Madonna è stata assunta in cielo con tutto il corpo, dice, ma non è possibile, ma questi sono altri fatti, queste sono interpretazioni teologiche, cioè delle interpretazioni di fatti che devono essere interpretati. Pensate che a San Vincenzo a Volturno, nella cripta davanti agli scavi, ci siete passati qualche volta? Sapete dove stanno gli scavi di San Vincenzo? Lì c'è una cripta, cripta significa grotta, infatti la chiamavano la grotta di Epifanio, ma la cripta di Epifanio è una parte sotterranea di una chiesa che non c'è più. Ecco, dentro quella cripta vi sono gli affreschi più importanti del bacino mediterraneo. Questo per darvi un'idea dell'importanza del nostro territorio,
rispetto a un territorio vastissimo, un bacino mediterraneo, prende l'Europa, ma prende pure parte dell'Africa, parte dell'Asia, è un bacino enorme. Gli affreschi più importanti di tutto il bacino mediterraneo stanno a San Vincenzo a Volturno. A San Vincenzo a Volturno, per la prima volta al mondo, per la prima volta, viene rappresentata una donna che non sta seduta a terra come stiamo seduti noi, ma sta seduta nella sfera celeste, in un trono, in mezzo alle stelle. Voi dite, ci serviva tutta questa cosa per rappresentare una Madonna su un cielo, in aria. La prima volta che si racconta una cosa del genere, nasce uno scandalo, ma questo è impazzito. Come fa a vedere o a immaginare che una donna si possa mantenere nella sfera celeste? Ecco, per darvi un'idea dell'importanza di San Vincenzo a Volturno. La storia non è sempre uguale a se stessa, i luoghi sono sempre gli stessi, però le storie sono diverse perché cambiano gli uomini, cambiano i fatti politici, cambiano le esigenze economiche, cambiano, basta che cambi il tempo, tutto diventa più difficile o più facile. Pensate alla produzione del vino. Voi qualche volta avrete visto qualcuno che prende le pigne d'uva, cioè per prendere una pigna d'uva non è che giri per i campi e escono le pigne d'uva, bisogna prima costruire la vigna, bisogna coltivare il terreno in maniera che ogni anno da quella vigna esca una certa quantità di vino. I vigneti dell'abbazia di San Vincenzo a Volturno sono i primi vigneti che vengono fatti in Italia, di cui abbiamo la documentazione, perché il vino era un alimento per i monaci, non è che lo usavano per andarsi a ubriacare, ma era un alimento, addirittura veniva considerato un alimento importante. I monaci usano una regola, a scuola avete sentito parlare della regola benedettina. Ora e trabora, no? Sono due parole che a noi possono dire niente o possono dire tutto se riusciamo a capire che cosa significa. Ora significa pregare, labora significa lavorare. E noi siamo spesso abituati a pensare che i preti non lavorano e pregano soltanto. I benedettini avevano questa particolarità, non erano monaci che pensavano a fargli eremiti, ma erano monaci che oltre che pregare lavoravano, cioè facevano i lavori nei campi. Voi quando state davanti a un castello, ne ammirate la grandiosità, la posizione, il numero delle torri, l'imponenza, tutta una serie di fatti che però poi alla fine non dicono niente. Stamattina l'esperimento che stiamo facendo, io non vi sto dando nessuna data, vi ho detto 703 perché è importante, significa l'inizio della storia di San Vincenzo a Volturno, ma è importante per voi capire il senso di certe cose. Voi quando state davanti a un castello, per esempio, dovreste porvi il problema, ma perché uno costruisce un castello? Vi faccio un esempio che sembrerà assolutamente estraneo a quello che stiamo dicendo. Voi avete sentito parlare delle piramidi di Egitto? Allora, non le guardiamo chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, eccetera, ma immaginiamo questa montagna enorme di pietre. Anzi, voi quando avrete la possibilità di viaggiare, ecco, fareste bene, per esempio, ad andare in Egitto a vedere le piramidi, perché vi fanno rendere conto della imponenza di questa montagna di pietre, tutte squadrate, tutte messe una sopra l'altra. Pensate che tra una pietra e l'altra non ci può entrare neanche una lametta, neanche un taglierino, per darvi l'idea di come sono costruite in maniera perfetta. Però adesso vi voglio far ragionare sul perché si fa una piramide.
Voi immaginate l'architetto Imhotep, che si chiamava così, che va dal faraone, immaginate questo uomo potente, un architetto che si presenta da lui e gli dice: faraone, vogliamo fare una piramide. E il faraone dice: ma a che serve la piramide? Non serve a niente. Anzi, non ci stanno manco le pietre, andiamo a prendere a 600 km di distanza, è come se può fare una casa qui a Colli se andasse a pigliare le pietre a Milano. Ma a che serve una piramide? La piramide è una tomba per una sola persona, ha già una montagna di pietre per conservare il corpo di un faraone, e poi non è stata neanche conservata, perché la prima cosa che hanno rubato dentro la piramide è stato proprio il corpo del faraone. Io adesso non vi dico né i nomi dei faraoni, né l'età, né le ipotesi, ma è il significato delle cose. Allora, quando voi vedete un castello, la prima cosa è un castello potente, eccetera. Ma perché si costruisce un castello? Allora c'è un importante storico critico italiano del Cinquecento che spiega, Machiavelli, spiega che i castelli non si fanno per difendersi dai nemici, dagli eserciti nemici, perché tutti sanno che se un castello viene assediato, quanti film avete visto con gli assedi dei castelli? Se un castello viene assediato, non viene preso il primo giorno, forse il secondo giorno resistono pure per 15 giorni, ma dopo un mese il castello viene spugnato. Quindi è impossibile, qualunque sia il castello, che riesca a sopravvivere a un assedio di un esercito. E allora Machiavelli, adesso dovete stare attenti a quello che vi dico, dice che i castelli si facevano per difendersi dai cittadini, cioè da quelli che abitavano sotto il castello, che erano molto più arrabbiati di quelli che venivano magari dalla Francia, dalla Spagna, dal terreno lontano a fare certi assedi. E quindi il castello è il luogo del potere. Dentro il castello c'è colui che ha il potere, il signore, il feudatario, e fuori del castello ci stanno quelli che devono lavorare per il feudatario, quelli che diremo oggi gli sfruttati, quelli che vengono sfruttati per difendere il castello. Ma c'è stato qualcuno che ha cominciato a costruire per primo i castelli qui nella Valle del Volturno? Noi abbiamo una data abbastanza precisa, poco prima dell'anno 1000, cioè 1000 anni fa, sono cominciati a nascere i castelli nel nostro territorio. Sono nati per difendersi da quelli che lavoravano nel territorio, i contadini, che lavoravano per l'abate, che era il vero principe di questo territorio, che tra l'altro sotto certi aspetti era un principe anche democratico, perché parte di quello che si ricavava dal terreno veniva ripartito. Questi personaggi, questi contadini, venivano chiamati parcionares, adesso si dice i parzanaul, detto in dialetto, ma sono termini proprio che sono nel cronicon di San Vincenzo. Erano persone che coltivavano la terra, non venivano pagati in denaro, ma avevano una parte, perciò si chiamavano parcionares, una parte di quello che si ricavava dal territorio. E la decima parte, quando sentirete poi man mano che avanzate negli studi, sentirete parlare delle decime che si pagavano alla Chiesa. Le decime erano la decima parte di quello che colui che lavorava nel terreno doveva versare alla Chiesa o al monastero. Nel caso specifico, nel nostro territorio, per esempio, chi allevava dei maiali, ogni 10 maiali ne doveva dare uno all'abbazia. Quindi ogni quintale, useremo noi, di uva o di vino fatto, ogni quintale, la decima parte doveva essere versata, portata al monastero.
E da qui noi riusciamo a capire l'importanza che aveva il monastero, perché tante decime parti prodotte in tutto il territorio costituivano un patrimonio enorme per il monastero, che diventa piano piano uno dei più ricchi monasteri dell'Italia meridionale. Voi siete andati qualche volta a Napoli? A Capri ci siete andati? Ecco, per andare a Capri si parte da un molo dove stanno i traghetti, oggi si chiama Beverello. A fianco al molo Beverello ancora oggi c'è il molo San Vincenzo, ci sono navi militari oggi lì. Ecco, il molo San Vincenzo era il punto di sbarco del monastero di San Vincenzo a Volturno, aveva una proprietà lì sulla quella parte di mare che poi permetteva di andare a Capri o di andare dal mare Mediterraneo in generale. Per esempio Forcella, avrete sentito nominare Forcella, San Vincenzo a Volturno aveva una chiesa di Santa Maria a Forcellam, Forcella perché si biforcava la strada, era una strada che si biforcava, perciò si chiamava la Forcella, e in quel luogo l'abbazia di San Vincenzo aveva una propria chiesa dipendente da San Vincenzo Volturno. Per darvi un po' l'idea di come fosse importante, qui per esempio si mangiavano delle trote e dei pesci che venivano dal lago di Lesina, e vi sono delle testimonianze per cui il pesce che veniva raccolto in parte veniva portato a San Vincenzo Volturno. Tutte queste cose sono raccontate nel Chronicon Volturnense, perché nel Chronicon vengono raccontati tutti i contratti che venivano fatti dai monaci. Quando sentite la parola livello, voi pensate al livello, quell'attrezzo che serve a mantenere il livello uguale su un terreno, mantenere il livello, lo stesso livello. Non è così nel Chronicon. Per esempio i coltivatori, i concessionari di questi terreni, quando dovevano avere questo terreno, dovevano fare un contratto. Avrete sentito parlare qualche volta un contratto di fitto, contratto di vendita, contratto di cessione. Ecco, il contratto è una cosa che si scrive su un foglio di carta, e spesso sono più di uno i fogli di carta. I fogli di carta formavano un libretto che in latino si chiama libellum. Nel caso specifico si chiamano contratti a livello perché erano scritti su un libretto fatto in doppia copia. Una copia rimaneva all'abate, una copia veniva data al concessionario di quel terreno. La cosa interessante che è unica nella storia, o tra le pochissime nella storia del Medioevo, è che per esempio noi dei nostri paesi di Colli, di Cerro, di Acquaviva, di tutti i paesi del Volturno, di Rocchetta Volturno, abbiamo addirittura i nomi dei primi coloni che li hanno fondati. Se voi chiedete Roma chi l'ha fondata, voi dite Romolo. Se volete sapere Benafro o Benevento chi l'ha fondata, dite Diomede. Noi abbiamo la fortuna, per chi si occupa di storia, di avere dei paesi che hanno nome, cognome e soprannome di coloro che hanno fondato questi castelli per conto dell'abate di San Vincenzo Volturno. Castello che più fa effetto nel nostro territorio è quello di Cerro Volturno, si vede molto bene, ed è un castello che però non è nato così come lo vediamo. Allora c'è un primo castello, è come quando si dice ci si veste come la cipolla, no? Voi signorine usate questo termine d'inverno, c'è il cappotto, poi c'è il cappottino, poi c'è la giacchetta, poi c'è la maglia, ecco, queste cose messe. Si dice vestirsi a cipolla. Il castello di Cerro è un po' come una cipolla, dentro c'è il nucleo più antico, poi man mano che sono mutate le esigenze di chi teneva quel castello,
quel castello si è accresciuto, si sono aggiunte delle mura, si sono aggiunte delle torri, poi sono state ribassate, poi è stata, sono state smontate gli attrezzi per la difesa. Insomma, il castello è un po' come il corpo umano: nasce, cresce, si ingrandisce, poi comincia a decadere, addirittura, cioè, spesso, come capita a tutti quanti, si muore pure. Ecco, noi cerchiamo i castelli di mantenerli in vita, però hanno perso la funzione originale. Voi quando passate davanti a un castello, immaginate che ci sia ancora qualcuno là dentro con il cannone o con l'archibugio che si prepara alla difesa, no? Eppure è un castello, perché sappiamo che i castelli non hanno più quella funzione che avevano in origine. E allora noi cominciamo a vedere che i castelli cominciano ad assumere un'importanza diversa. Inizialmente sono per la difesa dell'abate o di colui che rappresentava l'abate in quel territorio, e poi pian piano avranno un'altra funzione. A volte la politica la sentite per televisione ogni tanto, no? Voi vedete quante discussioni si fanno, basterebbe dire che tutti quanti vogliono il bene della società, non ce ne sta uno che dice noi vogliamo fare politica contro i cittadini, tutti a favore, però uno lo vuole fare in un modo, uno lo vuole fare in un altro, cioè cambiano le visioni politiche. Quando si costruisce la, si costruiscono i castelli nella Valle del Volturno, bisognava dare una motivazione, perché se sveglia l'abate e comincia a ordinare l'incastellamento, cioè di fare tanti castelli nella Valle del Volturno, che poi se li andate, se riusciste a metterli su uno dei castelli, ne riuscite a vedere almeno altri due o tre, e da ogni castello se ne vede un altro, quindi c'è la possibilità di comunicare senza telefono, con delle segnalazioni che si facevano con il fumo, con gli specchi. Ma bisognava dare una giustificazione. Allora, quando si fanno delle azioni politiche costose, bisogna creare una motivazione. Per cui noi facciamo i castelli perché c'è un motivo particolare. Il motivo, dagli abati di San Vincenzo, fu trovato in un fatto molto particolare. Qui nell'881, questa è un'altra data importante, era venuto un certo Saugdan, un saraceno. Se parliamo di saraceni pensiamo agli arabi, pensiamo a coloro che non erano cristiani. Ecco, pensate che questo Saugdan veniva pagato per venire ad assaltare la Valle del Volturno dal vescovo, quindi da un cristiano, di Napoli, Atanasio II. Cioè c'è un vescovo che manda i saraceni ad ammazzare i monaci di San Vincenzo a Volturno. Comunque fanno una strage, ne ammazzano, secondo il cronico, 500 monaci, pensate un po', in una notte, ne ammazzano 500, e da quel momento, mi state a seguire quello che ho detto fino ad ora, da quel momento l'abate dice qua ci dobbiamo difendere da probabili assalti che ci faranno ancora, e quindi giustifica la costruzione di questi castelli non per tenere il proprio potere in quella zona. Quindi lui non dice adesso vi costruisco dei castelli così vi controllo meglio, ma noi dobbiamo costruire dei castelli per difenderci dai saraceni, e quindi comincia la costruzione di questi castelli dall'881 in poi. Ovviamente non il giorno dopo, ma ci mettono circa 100 anni per completare tutta questa rete di castelli nel territorio. Sono dei castelli un po' particolari, i castelli longobardi, perché siamo in un momento in cui ancora questo territorio appartiene ai longobardi, anche se i franchi, i francesi, erano quelli che dominavano tutta l'Europa con Carlo Magno. Ecco, quando costruiscono questi castelli, sono dei castelli un po' particolari. Immaginate una torre quadrata, quindi quando state davanti al castello di Cerro, con un po' di fantasia cancellate tutto e su quel cocuzzolo mettete solo una torre quadrata, addirittura senza porte,
perché per entrare nei castelli longobardi si doveva entrare dal primo piano, come la tartaruga si difendevano. La tartaruga come fa? C'ha una bella corteccia esterna e quando si vuole difendere che fa? Si mette dentro, si chiude. E così funzionavano i castelli longobardi, avevano una funzione di difesa, si direbbe passiva, cioè non attaccavano colui che arrivava, ma si difendevano chiudendosi all'interno. Per cui per entrare in questi castelli longobardi si entrava dal piano superiore con una scala esterna, la scala veniva ritirata subito all'interno e quindi diventava difficoltoso per l'assalitore di poter entrare nei castelli. Però poi pian piano i castelli cominciano a cambiarsi, arrivano nell'Italia meridionale gli Angioini. Avete sentito parlare qualche volta? Non ho studiato, ma perlomeno gli Angioini. Noi dobbiamo pensare che c'erano prima i Romani, poi arrivano i Longobardi, poi arrivano i Normanni, poi arrivano gli Angioini, erano dei francesi. Prima vi ho fatto una domanda sui telefonini, non tutti ce l'hanno da quello che ho capito e fanno bene a non tenerli. Ma in macchina ci siete entrati tutti quanti? Qualche volta ci entrate in macchina o no? Voi dite, ma adesso che c'entra la macchina con il castello? Se voi domandate a chi guida la macchina, dice, ma possiamo togliere il deflettore? Sapete che cos'è il deflettore? Lo specchietto che sta di lato. E chi guida la macchina? Senza quell'attrezzo piccolo che si chiama deflettore è difficile guidare, perché non si riesce, ecco, per poter guardare fuori dalla macchina bisognerebbe tirare la testa fuori. Voi immaginate che mentre si sta guidando uno deve tirare la testa fuori per vedere se c'è qualcuno che viene da dietro. La prima cosa è gli tagliano la testa. Ecco, quello specchietto che sembra una cosa inutile nella macchina è utilissimo per poter guardare fuori della macchina senza tirare fuori la testa. Mi state a seguire ancora sul ragionamento? I primi deflettori, sto ovviamente dicendo una cosa che non esiste, cioè quelli che hanno capito l'importanza di fare una cosa che sta fuori e che ti permette di affacciarti senza uscire all'esterno, sono proprio gli Angioini, che costruiscono dei castelli con delle piccole torri circolari. Allora, quando si entra in queste torri, ma tu ti vai a chiudere dentro una torre, ma quella torre, riuscite a seguirmi con un po' di immaginazione, da quella torre è possibile guardare di lato le due facce del castello e potersi difendere, perché dalle feritoie, feritoia si chiama così perché come la ferita è un taglio, ecco, dalle feritoie era possibile con l'arco, con la balestra, colpire quelli che avrebbero potuto fare l'assalto alle mura. Quindi capite la funzione delle torri? Non è che facciamo quattro belle torri, no. La torre ha una funzione precisa, per cui chi sta nella torre riesce a guardare da un lato o dall'altro lato verso chi eventualmente decida di assalire il castello. Tutto questo funziona benissimo nel periodo Angioino, perché gli Angioini usavano arco, balestre, lance, cioè tutti oggetti o armi che ti permettevano di colpire l'avversario senza grosse necessità tecnologiche. Bisognava avere una bella torre con una bella feritoia, e la feritoia da dentro permette di guardare fuori, se entrate in qualche castello. Ecco, dalla feritoia si guarda bene fuori, ma da fuori non si guarda bene dentro una feritoia. Che succede però? Che man mano che si va avanti, quando arrivano gli spagnoli, siamo intorno al 1400, c'è stata una rivoluzione in tutta Europa, perché si è scoperta una cosa, la polvere da sparo. Cioè si cominciano a costruire i cannoni. I cannoni sono degli strumenti pericolosi, perché nel momento in cui sbattono su un muro, chi sta all'interno rischia di rimanere addirittura
sotto il crollo degli stessi muri che stanno a difesa del castello. E allora comincia la difesa, si costruiscono dei bastioni, bastioni sono delle grosse torri, che permettono dall'interno di colpire a cannonate quelli che stanno dall'altra parte. Voi quando pensate ai cannoni pensate a quelli che vedete per televisione, no? Che sparano a ripetizione. Ma voi riportatevi a 500 anni fa, quando portare un cannone significava portarsi dietro pure la polvere da sparo. Allora chi stava nel castello doveva creare delle, si chiamano troniere, quando dice trona, avete sentito qualche anziano in casa quando tuona, dice trona, ecco le troniere sono dei buchi fatti nella muratura attraverso i quali è possibile sparare all'esterno, quindi il fatto che rintronavano vengono, portano a chiamarle troniere. Ma chi assaliva il castello aveva altri problemi, perché arrivava con questi cannoni che era difficile da portare, non è che c'erano i carri o altre, venivano portati a mano, erano pesantissimi e soprattutto dovevano essere caricati. Pensate com'era complicato intanto fare la polvere da sparo. Le battaglie si potevano fare solo se c'era una giornata come oggi, non doveva piovere, non ci doveva stare l'umidità, perché sì, se le polveri erano umide non sparava il cannone. Pensate che per sparare un colpo di cannone, mi seguite ancora su questo ragionamento? Pensate ai cannoni, no? Immaginate che ecco, noi siamo dei soldati che devono andare a fare l'assalto al castello di Cerro, e hanno l'impegno a sparare delle cannonate contro il castello in un giorno in cui c'è la pioggia, quindi è proprio impossibile fare un assalto. Ma quand'anche non ci stesse la pioggia, bisognava allora tenere presente che per caricare un cannone, caricare un colpo di cannone, occorrevano 3 ore, quindi immagina, ci volevano 3 ore per sparare la prima bomba, un'altra 3 ore per sparare la seconda, e con la terza già si era fatta notte. Quindi era un'operazione complicatissima, non doveva piovere, non doveva, e soprattutto era difficile portare questi cannoni. E allora che succede? Che mentre migliorano i cannoni, migliorano anche gli elementi per la difesa dei castelli, cioè non si fanno più le torri alte, ma le torri vengono ribassate, addirittura alcuni castelli vengono scapitozzati, si dice, proprio gli viene tagliata la testa. Il castello di Cerro ha questa sorte, che diventa un castello attrezzato per la difesa attiva, con una specie di piazza d'armi e soprattutto delle troniere che stanno a parte bassa, che permettevano a chi stava all'interno una eventuale difesa. Io non ve la faccio lunga, perché poi dal 1500 in poi non si fanno più gli assalti ai castelli, perché le battaglie si fanno, si usava questo termine, in campo aperto. E qui viene fuori, per esempio, sempre parlando di Cerro, ma l'esempio lo potremmo portare anche a tutto il territorio, perché è una famiglia che diventa potentissima e proprietaria di tutto il territorio della Valle del Volturno, che è la famiglia Pandone. Io vi ho dato poche copie di questo, lo stemma dei Pandone. Se voi, quando entrate nel castello di Cerro oppure all'abbazia di San Vincenzo a Volturno, nel castello di Venato, ecco, vedete che questo stemma è ripetuto, è uno stemma molto particolare, a queste barre gialle che sarebbero l'oro e il rosso che sarebbe il sangue, ma soprattutto c'è una fascia con una specie di dendello a salire e scendere, che è il simbolo del vaio. Adesso potete dire, ma che c'entra tutta questa storia? Ecco, a volte gli stemmi hanno una origine nobile
è più importante, perché poi doveva essere il re o l'imperatore ad autorizzare l'uso di quello stemma, ma quella fascia, il cosiddetto vaio, è la imitazione di una pelliccia che viene dalla Russia addirittura, una pelliccia di scoiattolo. Voi immaginate di avere un mantello fatto di code di scoiattolo, la bestia, che creano questo segno particolare. Schematizzato diventa una fascia, il cosiddetto vaio. Allora, chi sono i Pandoni? I Pandoni diventano titolari di una contea grandissima, la loro, chiamiamolo capitale del loro piccolo regno, è Venafro, ma diventano proprietari anche del castello di Cerravolturno, di Fornelli, di Colli, di tutti i castelli che appartenevano all'abate di Monte Cassino, il quale ovviamente, di San Vincenzo, il quale ovviamente, vedendosi depredato di questi castelli, fa un'azione per essere reintegrato nei castelli, sono tutta una storia piuttosto lunga. Ma a noi interessa capire chi erano questi Pandone, e poi la finiamo qua perché oramai siamo arrivati alla fine. Oggi noi vediamo spesso fare le guerre, purtroppo dico io, e la televisione ci riempie di queste immagini, ma ci sono due elementi che si usano molto nel fare la guerra: l'arma mitragliatrice oggi, ma soprattutto i mezzi militari, quelli che si muovono, che sono corazzati, quelli che chiamiamo carri armati, anche se leggeri, ma sono sempre armati. Nel 1500 i carri armati non esistevano, ma esisteva un mezzo veloce di attacco che era il cavallo. E i Pandone capiscono che mettersi ad allevare cavalli significa diventare potentissimi nel regno di Napoli. Enrico Pandone nel 1500 era proprietario di oltre 5.000 cavalli, 5.000 cavalli. Pensate un poco che significava tenere 5.000 cavalli. Per ogni cavallo ci doveva stare un cavaliere e ogni cavallo doveva avere un assistente. Avete sentito qualche volta parlare, quando ci sono i militari, dicono il sergente? Ecco, sergente è una parola che viene proprio dal latino, serviente. È colui che assiste il cavaliere, quello di rango superiore. I servienti erano addetti alla manutenzione del cavallo e il cavaliere ci andava solo. Ecco, noi per esempio a Venafro abbiamo la più importante raccolta di cavalli rappresentati su un muro, ne sono 24, che esiste al mondo, perché il Pandone, Enrico Pandone, era talmente appassionato di questi cavalli che quelli più importanti della sua scuderia li fece rappresentare sul castello di Venafro. Nel frattempo, titolare del castello di Cerravolturno è un Pandone che avrà un'importanza notevolissima nella storia italiana. Camillo Pandone, mi seguite ancora l'ultimo minuto? Camillo Pandone, un personaggio, secondo alcuni, spese talmente tanti soldi per cose inutili, per cui alla fine finì quasi pezzente, però lui è importante perché divenne ambasciatore del Regno di Napoli addirittura in Turchia, e c'è una bella rappresentazione, un bel disegno di quell'epoca in cui questo Camillo viene rappresentato insieme all'ambasciatore turco a Napoli sfilare per le strade di Napoli. Questo per dirvi che i personaggi che hanno abitato, che hanno utilizzato questi castelli, sono personaggi di grandissima importanza. Lo stesso Enrico Pandone, conte di Venafro e di questi territori, addirittura era un abilissimo cavaliere. Voi sentite parlare ogni tanto il palio di Siena, uno dei pali importanti che si facevano nel regno di Napoli era il palio di Celestino, di Papa Celestino, che si faceva all'Aquila, e ogni anno si gareggiava. E il vincitore di questo palio era un cavaliere importante. Pensate che nel 1500
1524 e 1525 il palio di Papa Celestino all'Aquila fu vinto proprio da Enrico Pandone, cavaliere conte di Venato. Tutto questo ragionamento che abbiamo fatto stamattina, siamo partiti da un pezzo di carta dove venivano segnate delle storie con delle abbreviature. Dall'abbreviatura siamo riusciti ad arrivare alla storia, dalla storia siamo riusciti ad arrivare a una conoscenza di un monastero importante, di fatti legati a questo territorio, fino ad arrivare alla fine della grande importanza del monastero di San Vincenzo Volturno e la nascita dei feudatari che si appropriano di questo territorio e lo utilizzano per fini esclusivamente personali, non più legati a un'idea religiosa, a un'idea che diremmo oggi teologica. Tutta questa storia noi oggi la dobbiamo riprendere, abbiamo parlato delle cose, dei massimi sistemi. Allora qual è l'obiettivo adesso di questa sperimentazione che stiamo facendo? Riuscire a fare un qualche cosa che permetta di rivivere, ovviamente in modo folcloristico, no? Sono dei falsi, se ci vestiamo tutti da soldati non è che andiamo a fare la guerra, vuol dire che vogliamo evocare, suggestionare noi stessi e immaginare che cosa sia avvenuto 500, 400, 300 anni fa. Uno dei momenti importanti di questo territorio è legato a Fornelli. A Fornelli nel 1744 accade un fatto particolare. Il re di Napoli, Carlo di Borbone, si sente in pericolo e decide di spostare l'esercito per portarlo verso l'Aquila, da cui sarebbe dovuto arrivare un ipotetico nemico. E lui con il suo esercito parte da Napoli, arriva a Venafro, dorme a Venafro e poi decide di passare alla scafa di Mont'Aquila. Quando voi sentite la parola scafa o scafo, è una barca mantenuta con una corda da una parte all'altra delle due sponde del Volturno e permetteva di traghettare da una parte all'altra senza necessariamente sganciarsi da questa fune. Ecco, lui arriva alla scafa di Mont'Aquila, in un momento drammatico, nevicava, pioveva, era il mese di aprile, ma riesce a passare e arriva a Fornelli, dorme a Fornelli, e lì fuori del castello, ma poi quando andremo a Fornelli lo vedremo, dorme a Fornelli, poi prosegue il viaggio da Rionero Sannitico, scende, arriva a Sulmona, lì si rende conto che non era il caso di difendersi da quella parte, ritorna indietro per andare poi da un'altra parte del territorio dove possa avere. Ma perché è importante il passaggio a Fornelli? Perché insieme al re Carlo di Borbone, al suo comandante dell'esercito Francesco Devoli, che era di Castropignano, ecco, insieme a lui vi erano delle guardie svizzere. Una di quelle guardie, ovviamente senza che Carlo di Borbone sapesse niente, cerca di rubare dei soldi al sindaco di Fornelli. E questo gli voleva due zecchini d'oro. E questo dice: io non è che non te li voglio dare, io non ce li ho, non te li posso proprio dare. Non è che i sindaci allora vivessero nel lusso. Fatto sta che questo soldato svizzero fracassa la testa, proprio gli spacca la testa fino a fargli uscire gli occhi fuori della testa per farsi dare dei soldi che non ottenne mai. Ecco, questa è una storia drammatica che avviene proprio a Fornelli, di cui parla un abate, un prete che accompagnava Carlo di Borbone in tutto questo viaggio e poi racconterà tutti questi fatti, per cui anche la storia di Fornelli è legata a questo episodio particolare. Tenete presente che quella, c'è il bar adesso, c'era una taverna, era una delle stazioni di posta, quando si dice la posta. La posta era il luogo dove si portavano anche i messaggi, come oggi la posta, ma soprattutto era il luogo dove si cambiavano i cavalli nei grandi viaggi, quindi
venivano lasciati i cavalli stanchi e si prendeva un cavallo o una coppia di cavalli più freschi. A Fornelli veniva fatto questo cambio dei cavalli, davanti, proprio davanti al castello, dove ancora oggi c'è un bar, ma una volta c'era la stazione di posta, ed era uno di quelli fondamentali per chiunque partisse da Napoli per andare all'Aquila. Quindi immaginate com'era importante Fornelli fino al 1700, perché tutto il traffico che da Napoli doveva spostarsi all'Aquila passava per Fornelli, sia l'andata che al ritorno.